dice Regresso, figli della me. Buongiorno. Noi siamo gli Arcade Boys. Questa puntata speciale di Rifiuto Radicale. Abbiamo ospiti, ragazzi, che lo leggo perché l'ho letto 60 volte, ma non me lo ricorderò mai. Gaza Freestyle Festival, che ci ha fatto conoscere Inoki l'ultima volta che è venuto a trovarci. E adesso vi diciamo chi sono e cosa fanno e soprattutto perché sono qui. Una cosa pazzita, penso la vera. Ciao ragazzi, abbiamo Raja e Milo. Ciao, sì, ciao a tutti, buongiorno raga. Buongiorno ragazzi. Allora, prima cosa, siete a Milano abbiamo detto, giusto? Quindi non siete in loco, come mai non siete in loco? Siamo a Milano. Siamo a Milano, poi anche su altre città, Roma, Bologna, Trieste, noi fisicamente qua, dico Gaza Freestyle in diverse altre città. E non siamo in loco perché in questo momento a Gaza non possono neanche entrare dottori, diciamo personale professionista per supportare la popolazione, quindi figuratevi noi. Di merda. E quindi non vi fanno proprio entrare in cibo. Esatto. Oppure lo mandano buttandolo addosso alle persone, come abbiamo visto l'ultima volta, no? Sì, bellissima questa cosa, bellissima. Tu dici mangio solo riso, che sto leggero, ma quando ti arriva sul collo dall'alto. Al di là di questo, quindi ci sono proprio dei blocchi, non vi fanno proprio entrare. Sì, sì, nessuno, neanche personale appunto di grandi ONG o istituzionali. Infatti è partita una carovana anche di parlamentari italiani che è riuscita ad arrivare giusto fino a Rafa e lì è rimasta bloccata senza poter appunto entrare e guardare a quantomeno che cosa sta succedendo, visto che tutto quello che sappiamo di quello che sta succedendo a Gaza è tramite canali Instagram o Facebook, perché i media stiamo vedendo cosa fanno. Noi abbiamo amici e amiche di Gaza che stiamo riuscendo a sentire, che ci stanno aggiornando più o meno in tempo reale. Allora, intanto però abbiamo un attimo sforato, Dani. Ci siete? Cosa fate? Come siete nati? Una breve presentazione. Sì, allora, noi siamo, possiamo chiamarlo un collettivo di ragazzi e ragazze, sia italiani che palestinesi, della striscia di Gaza, che dall'incirca al 2015 sosteniamo alcuni progetti all'interno della striscia legati al freestyle. Per farla breve, nel senso, dentro la striscia di Gaza i giovani già da tanti anni esprimevano con le loro discipline questa proprio voglia di esprimersi nell'ambito freestyle, eccetera, eccetera. Ci sono dei compagni all'interno del nostro collettivo che vanno nella striscia di Gaza da molto prima del 2015 e che quindi andando lì con progetti diversi rispetto a questo si rendevano conto proprio sul territorio di che cosa la città stesse chiedendo, di che cosa i giovani stessero chiedendo. Quindi poi lì, confrontandoci poi qua a Milano sui loro viaggi e con un altro gruppo più legato poi alla mia persona, che facevo snowboard, skate, tutte queste robe qua, è nata l'idea di fare questa collaborazione con il centro sociale Lambretta, che era in primis quello che andava giù nella striscia di Gaza, di fare un progetto legato al freestyle, di fare qualcosa di concreto per i ragazzi giù che li potesse rimanere. Quindi la prima cosa che ci era venuta in mente era questa rampa, questa mini rampa da skate che costruita in una piazza pubblica potesse essere un luogo di ritrovo per i giovani e le giovani della striscia di Gaza. Così è iniziato tutto. E poi pian pianino negli anni la cosa è cresciuta molto, sia perché all'interno della striscia di Gaza i ragazzi sono stati super entusiasti e hanno portato avanti prima ancora loro di noi tutti questi progetti, le richieste e le volontà che si volevano poi, delle cose che si volevano andare a svolgere, e poi anche grazie comunque alla comunità, per esempio alla comunità skaters italiana, che negli anni ha collaborato in tutte le maniere, tutti i writers, anche rapper, abbiamo portato giù anche i ragazzi a cantare, insomma si è creata una rete molto grande. All'interno del nostro gruppo si sono formati tanti piccoli gruppetti legati alle varie discipline. Fino a quando poi dentro la striscia di Gaza abbiamo addirittura, il primo anno che siamo stati, abbiamo fatto questo festival delle arti freestyle, l'abbiamo chiamato Gaza, una jam, una jam
che nei nostri termini una jam, però dovete immaginare per Gaza, che erano più di 10 anni che non si faceva un concerto all'aperto, minchia, dove era più di 10 anni che non si potevano svolgere attività ludiche all'aperto, dove i ragazzi non potevano all'aperto esprimersi come volevano, è avvenuto questa jam che per noi è andata malissimo secondo i nostri canoni, nel senso che noi siamo abituati a fare le jam in un determinato modo, invece là siamo stati blastati dalla polizia dopo 1 ora e mezza con sound tirato giù, insomma un casino, a momenti si portavano via addirittura degli amici palestinesi eccetera eccetera, e quindi noi lì sul posto al momento ce la siamo vissuta male, se non che la mattina seguente quando ci siamo alzati, quello che era stato per la città di Gaza quel momento, solo quell'ora e mezza, solo il soundcheck dei rapper, perché non sono riusciti a farlo il concerto, hanno fatto solo il soundcheck dove hanno cantato 2 mezze canzoni, ma la gente si è gasata talmente tanto, ha avuto un riverbero così grosso nella città, così potente, che noi abbiamo capito che sì, non era importante fare la jam in stile nostro, e che non era, che l'importante era aver fatto quella cosa lì, aver portato quella roba lì insieme ai ragazzi di Gaza, e per loro aver organizzato quella roba lì era una conquista, una vittoria inimmaginabile, che agli occhi nostri invece era una sconfitta. È stato anche bello poi questo confronto per noi, anche di parlarne, fare un'analisi. E lì è nato tutto, lì è nato anche il nome. La prossima volta che devono venire, che i pezzi già li sanno, suonate, fate un rave, un flash mob, vaffanculo. E 1 ora e 20 smontate già voi, così almeno. Poi ti dirò, Ballo, negli anni, ogni anno noi abbiamo riorganizzato quel festival e ogni anno abbiamo rosicchiato sempre un po' più di terreno per farlo riuscire un po' meglio, fin quando siamo arrivati all'ultimo anno che abbiamo fatto una gran bella festa con la cittadinanza, con la gente della striscia di Gaza, i giovanissimi, perché dentro la striscia sono giovanissimi, l'80% sono under 30, quindi ti puoi immaginare quanti bambini ci sono, qua fai fatica a trovarli, là dove ti giri, sono orde di bambini che vanno in giro, quindi è stato veramente forte quel momento. E, negli anni appunto i gruppi sono cresciuti, oggi siamo arrivati a un livello molto grosso, perché anche a Milano, anche in Italia abbiamo una rete molto grande, addirittura stavamo organizzando e progettando la costruzione di una casa delle donne, la prima casa delle donne, adesso magari farò parlare Raja di questa roba che giustamente è un po' più dentro di me, però è una costruzione che partiva da zero, cioè proprio con i primi mattoni, certo, per farvi capire che comunque i progetti stavano andando a... Questa cosa ovviamente è stata... adesso bloccata, certo, e non si sa bene cosa ne sarà da questa guerra. Perché però giustamente non di solo una parte importante. No, non sì, dicevo che le donne sono una parte fondamentale nella striscia di Gaza, perché con le nostre attività una roba che abbiamo capito che le ragazze purtroppo non hanno la stessa libertà che hanno i ragazzi all'interno della striscia per poter affrontare discipline, robe, stare per strada, eccetera, eccetera. E quindi è nato il progetto con le ragazze, per sostenere le ragazze dentro la striscia di Gaza. Anche perché non di solo pane vive l'uomo, anche lì dopo 10 anni dove un popolo, dei ragazzi, soprattutto giovani, conoscono solo la guerra, avere un festival all'anno anche solo di 2 ore, cazzo, è un attimo dimenticarsi i problemi, no? Perché penso sia impossibile, però staccare un attimo, hai capito? È una roba bella. Poi come nel video di Inoki, poi capiamo come avete conosciuto Inoki o come Inoki ha conosciuto voi. Scusa, anche andare lì, scusate, sì. Volevo salutarvi tutti i ragazzi di TikTok e volevo chiedere se si sente l'audio, se no mi devo alzare, fatemi sapere, scusate l'interruzione perché sto anche facendo un po' di robe in regia e non riesco a scusate, ciao, vai, riprendete. No, dicevo, è bello anche andare lì e insegnare ai ragazzi qualcosa, sai, i rudimenti dello skate, del freestyle, della roba, però è una cosa che poi quando voi tornate qua, perché come mi dicevi prima, telecamere spente, il grosso dell'organizzazione è qui in Italia o comunque qui in Europa, non so quanto è larga la rete, e poi là si va un mese all'anno più o meno, mi dicevi, è bello che tu gli dai gli strumenti per portare avanti qualcosa loro, che resti lì sul territorio, quindi che gli insegni un po' lo skate, il teatro, piuttosto che la cucina, insomma la cultura e le arti umanitarie. E quindi è giusto, hanno bisogno di... Tutti dicono hanno bisogno di cibo e di medicine, no, hanno bisogno che... Insomma, il resto del mondo faccia qualcosa per fermare una guerra. Per fermare una guerra. La guerra è brutta, la pace è bella, come diceva Jovanotti. Ma adesso
vittime tra le vittime, le donne, adesso può parlare Raja della casa delle donne. Certo, come in ogni guerra, appunto, sempre la situazione per le donne risulta ulteriormente grave, e non parlo dal 7 ottobre in poi, in realtà, perché molti pensano che la storia a Gaza sia iniziata appunto il 7 ottobre, in realtà ci sono molti anni prima. Per quanto riguarda negli specifico la striscia di Gaza, oltre 76 anni di occupazione di tutta la Palestina, ci sono 17 anni in cui Gaza, che è diventato un posto più unico che raro, è isolata dal resto del mondo. Cioè, nel senso, noi per entrarci, grazie all'appoggio del Centro Italiano di Scambio Culturale Vittorio Arrigoni, avevamo un'altra fila che di solito durava 4-5 mesi, poi persone come me di origine arabe di solito avevano problemi o venivano anche rifiutate all'ingresso di Gaza. Tutto questo per arrivare a dire che sicuramente la situazione più unica che rara di Gaza non è iniziata dal 7 ottobre, ma esiste da molto più tempo. E anche le donne con cui abbiamo iniziato un processo di scambio culturale, di conoscenza tra appunto donne italiane e donne palestinesi di Gaza, di venire a conoscere anche da loro che cosa voleva dire vivere all'interno e sotto l'occupazione israeliana, ma anche sotto uno stato, un governo liberticida, perché è di questo che parliamo quando parliamo di Hamas, e negli anni abbiamo avuto anche modo di conoscere quali sono poi gli effetti di continuare a limitare le libertà soprattutto dei giovani e delle donne. Quindi in questo scambio proficuo che abbiamo fatto negli anni siamo poi arrivate, lo diceva Milo prima, a elaborare insieme un progetto che era molto più grande di noi, appunto quello della costruzione della Casa Internazionale delle Donne. Mattone per mattone erano iniziate le raccolte fondi, i processi di avvicinamento a questo grande progetto, avevamo anche interesse da grandi ONG e poi anche il lavoro con le donne di Gaza, che erano entusiaste chiaramente di avere uno spazio dove potessero praticare sia arti freestyle, perché purtroppo il regime che le governava non permetteva loro di poter skateare per strada, di poter cantare all'aperto. Anche un discorso religioso, credo. La religione... C'è anche da dirlo, non siamo ipocriti. Sì, sì. Almeno lo dico io, mi prendo io la responsabilità. Puoi pensarla come vuoi. No, certo, ma io da musulmana posso dirti che sul Corano non c'è scritto che è vietato andare nello skate. Ma devi, devi dirlo all'imam, non devi dirlo a me. E infatti sì, certo, questa era una delle lotte, delle discussioni maggiori. Sicuramente la nostra presenza all'interno della striscia di Gaza non piaceva agli uni e non piaceva agli altri, quasi in ugual modo. Quindi andavamo anche ad aprire delle spaccature che per noi sono anche importanti, perché comunque navigare nelle tradizioni lo facciamo nel nostro territorio, lo facciamo a Milano in Italia, lo facciamo anche, lo abbiamo fatto nella striscia di Gaza. Per cui per tornare al discorso della Casa Internazionale delle Donne, 3 giorni di forum dove solo l'ultimo giorno era aperto agli uomini, sono emersi tantissimi temi. Chiaramente la violenza patriarcale non colpisce soltanto Gaza, in generale i paesi musulmani, ma è ovunque, per cui c'erano diverse espressioni di questa appunto violenza che alla fine ci ha unite tutte quante in questo luogo, per cui avevamo trovato il terreno, avevamo trovato i soldi, stavamo iniziando appunto a mettere quei mattoni e a costruire quella rampa per le donne necessaria. Il lavoro si è interrotto con il 7 ottobre, l'inizio dell'aggressione a Gaza, e appunto noi a dicembre saremmo dovuti andare a fare la 10ª carovana e inaugurare questa casa, che però appunto non siamo riusciti a fare. E comunque era una casa delle donne, per farci capire, era un centro sociale tipo solo per le donne, no? Sì, a gestione femminile. A gestione femminile, poi anche secondo gli input dateci dalle donne del comitato giù a Gaza, per loro il gesto rivoluzionario, chiamiamolo così, è condividere spazi con gli uomini, quindi non sarebbe stata una casa solo ad esclusione di partecipazione femminile, ma anzi appunto la gestione femminile è accessibile a
tutte e tutti per permettere alle giovani e ai giovani di comporre musica insieme. Ad esempio c'era uno studio musicale dove si volevano registrare podcast registrare canzoni anche con strumentazione. Poi c'era la biblioteca che a Gaza comunque i libri sono stati quasi tutti distrutti, adesso proprio non esistono più libri a Gaza, considerando anche che hanno bombardato tutte le università. E non riesce a fare un programma, un'idea di raccogliere dei PDF, salvarli e mandarli in formato digitale? Era questa l'idea, poi appunto in questo momento, per dirvi, noi le donne del comitato non le stiamo sentendo, quindi non c'è neanche quella cosa che se ci viene un'idea riusciamo ad esporgliela, o comunque che hanno quella tranquillità mentale per dire sì, un libro me lo leggerei volentieri. Sì, con la casa delle donne purtroppo adesso in questo è tutto momento transitato sull'emergenza, cioè tutto quello che era il complesso di progetti nostri di prima, con l'arrivo, inizio di questa maledetta offensiva israeliana, si è interrotto e anche noi, le nostre energie, tutto quanto l'abbiamo riversato nell'emergenza. Ma quando dici non siamo in contatto, vuol dire che proprio avete interrotto totalmente i contatti, che non c'è più la possibilità di sentirvi, che loro stanno facendo ovviamente altro e quindi non hanno la possibilità di... No, per quanto riguarda le donne del comitato, con loro sono tutte sparite, per cui non sappiamo se tutte, in realtà due o tre amiche sono a Rafa e sono riuscita a scriverci anche recentemente a Rafa assieme a tutte le persone sfollate in tende di fortuna per chi può, mentre la stragrande maggioranza del comitato delle donne purtroppo sono stati persi i contatti praticamente dal giorno zero di questa ultima aggressione, non sappiamo se sono vive o se ha rotto il telefono, se non riescono a caricarlo, e questa è la situazione. In generale, tutti i progetti di Gaza Freestyle, quindi anche circo, skate, eccetera, in realtà stiamo riuscendo a sentire le persone quando hanno connessione, quando hanno rete, perché un'altra delle violenze che stanno subendo è il continuo attacco ai pali, diciamo, per mantenere la rete telefonica nei cellulari e anche per internet, quindi a qualcuno siamo riusciti a far arrivare delle SIM, quindi riescono a comunicare con noi, diciamo riusciamo a sentire quotidianamente i nostri amici e le nostre amiche, che però, come diceva Milo, tutto quello che stavamo costruendo, che abbiamo costruito in questi 10 anni è decisamente in stand by e saltato per il progetto emergenziale di supporto umanitario. Purtroppo qui in Italia adesso c'è questo mezzo problema anche a riportare i fatti, perché si viene tacciati di antisemitismo piuttosto che di facinorosità. Ogni notizia viene riportata in modo uguale o contrario a seconda di chi la riporta. Io mi limito a dire che c'è una guerra in atto e nella guerra muoiono gli innocenti. Mi spiace dirlo, qua stiamo parlando della popolazione civile e di questi ragazzi che cercano di aiutare come possono, con i mezzi e le capacità che hanno, di anche semplicemente portare un sorriso dove c'è anche bisogno di un sorriso. Come nasce la vostra... parliamo un po' di voi, perché della situazione orribile che c'è in Medio Oriente potremmo parlarne dei giorni e ci morirebbe solo il cuore. Parliamo un attimo invece di voi, perché è devastante, cioè anche semplicemente sentire la storia di loro che non riescono a sentire i contatti lì, per me mi spacca a metà, capito? Se li tocchi internet a fada e muore. No, credo. Volevo dire, aspetto Milo. Sì. Voglio parlare di voi, perché voi fate una cosa bella, siete una speranza in un mondo che pensa solo alle magliettine di Gucci. Voglio capire come nasce questa cosa, voglio quali personalità magari avete coinvolto. Noi abbiamo conosciuto, ad esempio, io e Fada a Genova, come cazzo si chiama, che anche lui Principe. Ha un centro sociale, Principe, che anche lui collabora attivamente, proprio di suo, col centro sociale, con organizzazioni molto simili che mandano aiuti umanitari un po' in tutto il mondo. Fanno raccolta umanitaria, certo. Comunque. Alimentare. Eccetera, quindi eccetera. Voi quando nascete, in che anno, come nascete e via? Allora, noi il Gaza Freestyle si è concretizzato all'incirca nel 2015.
2014, dopo quel famoso festival che abbiamo fatto all'interno della striscia di Gaza, dove eravamo scesi con questo intento di supportare i ragazzi che volevano le crew di giovani freestyler della striscia di Gaza, è nata l'idea di fare questo festival che avevamo chiamato al momento Gaza Freestyle Festival, perché era il freestyle festival, e da lì noi prendiamo il nome, nel senso che poi lì ci siamo detti tra di noi e coi ragazzi della striscia di Gaza, andiamo avanti a fare questo progetto così. Quindi lì è nato ed è rimasto il nome. E diciamo che il nostro è un collettivo di gente che arriva da un sacco di realtà differenti, ma la maggior parte di queste realtà sono i centri sociali. Mm-hmm. Quindi è tutta gente che la Palestina la masticava già da prima di fare questo progetto qua, no? E la masticava però magari in termini un po' differenti, in termini più politici, ideologici, certo. Esatto. Quindi anche tutti i viaggi che venivano fatti erano viaggi sempre intenti con programmi e progettazioni legate più alla politica, assemblee, robe, ritrovi, eccetera, eccetera. Invece poi è nata l'idea di fare questa cosa proprio perché i ragazzi della striscia di Gaza in realtà si sono ritrovati per strada a saltare tra una macerie e l'altra facendo parkour, si sono ritrovati a fare i graffiti sui muri, sui muri bombardati, insomma tutte le discipline freestyle venivano fuori, perché comunque dentro la striscia di Gaza è vero che è difficile comunicare, ed era difficile comunicare anche prima della guerra, quindi ora con la guerra è ancora più difficile, però comunque loro una finestra sul mondo attraverso questi maledetti social ce l'hanno, quindi comunque loro lo vedono com'è il mondo fuori in qualche maniera, poi lo sognano. Il freestyle, le discipline freestyle come lo skateboard, ma come il writing, il rap e tutte queste robe qua ti fanno essere parte di un movimento che non è scritto da nessuna parte, ma che è un movimento mondiale, internazionale e trasversale che non ha confini. E quindi anche dentro la striscia di Gaza, dove c'è un fottuto cazzo di muro che non ti fa andare dentro, uno può diventare un rapper e sognare di cavalcare i palchi come il cavalca Drake, nel senso. Quindi lì dentro i sogni dei ragazzini sono come i nostri sogni, quindi noi non abbiamo fatto nient'altro che dire cazzo, noi abbiamo la possibilità di raccogliere materiale e portarlo lì senza nessuna ideologia particolare, sì, dietro l'ideologia, certo. È semplicemente il fatto di fare una cosa con la libera mente, nel senso di declinare il fatto che tu, se riesci a individuare una panchina e skatearla e quindi cambiare lo scopo di quella panchina in funzione di farci è una piccola rivoluzione, sì. Puoi cambiare anche te stesso dentro la striscia di Gaza, prima anche Raso lo diceva, i ragazzi crescono, c'è un, chiamiamolo così, indottrinamento che è dovuto all'occupazione e al regime interno, a tutta una serie di cose, adesso non ci dilunghiamo, però comunque lo subiscono, certo, no? Il fatto di cambiare l'immaginario esterno ti può far pensare che come hai cambiato la panchina cambio anche me stesso, non sono solo quello, certo, che mi dicono, ma puoi cambiare, puoi interagire su di te, puoi interagire con, esatto, quindi l'esterno. Noi abbiamo semplicemente deciso di sostenere con i nostri strumenti, i nostri mezzi, tutto quello che potevamo fare, quindi siamo tornati a casa, abbiamo cominciato a fare telefonate, a dire oh portami gli skate, oh vieni qui, vieni di là, poi fai un evento, fai una cena, tira sui soldi. Tutto è nato in maniera super proprio easy, freestyle, e adesso siamo adesso diventati una cosa un po' più grande, un po' più strutturata, fino ad arrivare a progettare una casa internazionale delle donne. Abbiamo costruito due skate park, abbiamo fatto delle palestre per fare parkour, abbiamo fatto un sacco di workshop, un sacco di pittate, murate, abbiamo messo in piedi un tendone del circo. Avete fatto più cose di qua che abbiamo qua a Novara, cioè nel senso, siete mobilitati a fare un sacco di roba fighissima. Sta roba del fatto che comunque ci sia un'interruzione, soprattutto in questo periodo, in questo momento storico, siano un po' tutti abbandonati a loro stessi, è devastante. No, così. Noi non siamo un gruppo umanitario, chiamiamolo così, un'associazione umanitaria, non abbiamo mai fatto quella roba lì, noi siamo un gruppo, è come se fossimo una crew, adesso noi non so se pittate, se conoscete One Up o conoscete crew che comunque vanno in giro per il mondo e portano la loro cultura, le loro skills, le loro arti in giro. Noi come andavamo a Barcellona a skateare, ci andiamo a Gaza, solamente che a Gaza per andarci ci sono dei particolari in più da mettere dentro al tuo progetto, perché non è Barcellona che arrivi là, esci dalla metropolitana e cominci a passare, allora, sulla strada, esatto. Quindi
però l'intento nostro è quello, noi rimaniamo legati all'urban, alla street e a tutta quella roba lì, e come lo facciamo qui lo rifacciamo anche di là. E, quindi tra l'altro io penso adesso invece stiamo in ballo con l'umanitario, ma non è stata ma credo sia normale, è una cosa che deve variare, è fisiologico, tutto emergenza. Quello che succede, credo che sì, sicuramente non avreste voluto farlo, ma credo che abbiate anche un compito, è necessario. Sì. Ma tra l'altro, parlando di arti, io poi ci dite come avete conosciuto Inoki, che poco tempo fa ha fatto un concerto per tirare su dei soldi, non so se erano 2 o 3 mila euro, sono riusciti a tirarli su, e quindi sai, sono soldini che possono servire, ma io penso che può servire ai ragazzi che abitano lì, proprio l'arte in generale, perché l'arte a oggi, soprattutto con i social come TikTok, come YouTube, come Instagram, può veramente attirare tanta attenzione, e se un ragazzo ha solo quello e probabilmente ci metterà anime e cuore, no? Che faccia teatro, che faccia graffiti, che faccia murales, che faccia parkour, cioè io vedere un ragazzo che fa parkour sulle macerie di una città bombardata e mi fa la mega figata della morte da un grattacielo all'altro, allora se magari prima non mi interessava di un problema, magari grazie a quello mi interessa, dico hai capito, cioè, e quella è una cosa che è veramente utile, al posto di essere passivi. Ho capito che non risolvi tutti i problemi saltellando sui muri o pittando, ma è un'arma in realtà, questa pacifica, che possono avere, ma anche solamente loro per evadere anche quei 5 minuti, quindi è figa questa cosa. Sì, è una finestra sul mondo anche per loro, un modo per sentirsi connessi a tanti altri ragazzi che fanno quella cosa e la condividono con loro, anche se non siamo uno accanto all'altro. Poi i Gazzawi sono fortissimi, sono portatissimi, e a loro malgrado hanno un sacco di tempo, avevano fino a prima all'inizio di questa guerra, avevano un sacco di tempo per praticare le loro discipline, cioè nel giro di un anno con l'altro vedevi della gente a fare dei progressi clamorosi. Certo, cioè, perché loro sono stati invitati a dei contest internazionali nel mondo con Red Bull, con sponsor di livello internazionale di parkour, di pattini, eccetera eccetera, quindi comunque e poi è gente che ne ha da dare, capisci? Certo. Cioè, proprio per quello, ragazzi, posso interrompermi un attimo che avrei un paio di domande ai ragazzi di TikTok che non abbiamo in chat qua purtroppo su Twitch. Ho 2 domande, una su Raja e poi un'altra un po' più generale. Allora, mi chiedono da TikTok se stai seguendo se hai iniziato Ramadan. Sì. Giustamente. E come concili questa cosa con tutto il tuo impegno poi appunto su Gaza, se è tutto tranquillo? Io non, purtroppo sono veramente ignorante sulle religioni, quindi... Ma soprattutto sul fare dieta. Sì. Allora, come nel senso, come concilio, magari per questioni di fatica, mi chiedono? Penso di sì. No, devo dire che adesso è molto più facile perché il sole tramonta alle 6:15, quindi non è come d'estate che è tipo alle 9:30 sei ancora lì in ballo. Poi sicuramente... Siete caduti? Non è lì davanti che è il Ramadan. C'è più nuova? Aspetta che... Sentite? Adesso sì. Ok, sì, ok, riprendi pure, grazie. Dicevo che più che per una questione religiosa, il mio è un fare Ramadan per mettermi alla prova. Poi è un sentimento molto difficile da comprendere per chi non l'ha mai fatto, anche perché comunque io da quando ho 9 anni che mi porto dietro questa messa alla prova. Però in questo momento particolare anche per Gaza, in cui si sa che ci sono persone che invece lo fanno anche per forte credo religioso e anche nella speranza che qualcosa migliori, tanto ci si appiglia anche a qualsiasi cosa. Come un fioretto, no? Come un fioretto. Esatto, è anche una questione che ci aiuta tutti e tutte ad essere più vicine in questo momento difficile, quindi è difficile da capire, mi rendo conto, per chi non l'ha mai fatto, perché non arriva da una famiglia musulmana o araba o così, però in questo momento dove anche i governi arabi stanno facendo schifo e hanno lasciato
completamente da soli il popolo palestinese, perché non si può parlare di governo palestinese in vista della situazione tragica in cui versa, però i popoli dei paesi arabi sicuramente si trovano molto vicini alla Palestina, sia per come atto politico, quindi manifestando, boicottando, eccetera, sia come atto religioso, quindi facendo un Ramadan dove il simbolismo è fortemente legato alla Palestina e a Gaza in questo momento. Okay. E, altro discorso, altra domanda per tutte e due. Mi dicono di chiedervi del discorso dei visti e delle modalità di ingresso a Gaza in questo momento. Ma in questo momento non ci sono modalità di ingresso. Okay. In questo momento, periodo precedente, prima di questo momento, le modalità di ingresso a Gaza sono molto complicate, sono state molto complicate sempre, nel senso che Gaza, dovete immaginare, è un po' proprio esattamente come è una prigione, nel senso che quando tu arrivi a una prigione ci sono delle mura fuori giganti, entri dentro degli uffici da cui passi per fare tutta una serie di controlli, check, check in, check out, eccetera eccetera, uguale, no? Uguale però per entrare all'interno di una mega città. Quindi tu hai tutta la parte dei controlli israeliani inizialmente, e tutta questa parte qui comincia mesi prima con le richieste attraverso email e attraverso tutta una serie di informazioni che gli israeliani prendono su tutte le persone che fanno richiesta di entrare all'interno della striscia di Gaza. Dopo mesi, tire molla vari, arrivano i visti di Israele, poi devono arrivare anche i visti di Hamas dentro la striscia di Gaza, quindi c'è una seconda trafila burocratica fin quando non arrivano anche tutti i visti di Hamas. A quel punto, con queste carte in mano, posso domanda da ignorante, certo. Io ho capito che Hamas facesse parte dei terroristi, ok? Allora, da ignorante, sì. Ragazzi, sono veramente ignorantissimo, sì, sì, in tutto questo. La narrazione, sì, sì, ufficiale la narrazione vuole che Hamas siano i terroristi e Israele quelli che combattono i terroristi. Hamas è un partito politico palestinese, come la Jihad, il Fronte Popolare, Al-Fatah, che sono altri partiti politici, come potrebbero essere il PD, certo. Forze, eccetera eccetera, no? Hamas è una fazione politica, diciamo, di destra, nazionalista. Sì. Dove la politica e la religione vengono declinate alla stessa maniera. All'interno della teocrazia. Stessa Gaza, esatto, c'è un governo di Hamas che è stato votato nel 2007 o nel 2006, sì. 2006, e con le ultime elezioni mai fatte all'interno della striscia di Gaza, e da allora governano loro con un governo armato e una resistenza nei confronti di Israele. Cos'è successo? Cioè, storicamente è successa questa roba qua. Nel 2005-2006 c'è stata la resa dei gruppi armati palestinesi in tutta la Cisgiordania, a parte dentro a Gaza, alla città di Gaza. Quindi Israele sulla città di Gaza ha dovuto adottare una politica differente da quella della Cisgiordania, e ha dovuto creare li ha rinchiusi lì dentro, nel senso, ha detto: voi non volete lasciare le armi, non volete farsi la cava, che li chiudiamo lì dentro, così almeno non rompete i coglioni, cioè, sì, riassumendola in due parole. Da quel giorno Hamas controlla la striscia di Gaza, all'interno della striscia di Gaza, senza gli israeliani dentro, cioè se tu giri per la Cisgiordania, gli israeliani sono palestinesi, sono fianco a fianco, ci sono le case una attaccata all'altra, ci sono le robe, ci sono la polizia israeliana, checkpoint, eccetera eccetera. Dentro la striscia di Gaza, una volta che tu hai fatto i controlli israeliani, entri, gli israeliani non ne vedi più, non ci sono i checkpoint israeliani, li senti da fuori, sì, perché con i droni controllano perennemente la striscia, droni anche a livello molto basso che fanno un suono della Madonna, c'hanno mille sistemi di controllo fino a sottoterra, quindi comunque loro vedono tutto quello che succede dentro, e dentro c'è Hamas che governa a sua volta, con un governo abbastanza repressivo nei confronti della popolazione. Non apriamo il dibattito perché è un dibattito gigante, certo. però è divisa in questa maniera, quindi tu devi arrivare dagli israeliani, poi tra gli israeliani e Hamas ci sono c'è Fatah, c'è un altro partito che è il partito poi che governa invece la parte palestinese che sta al di fuori, con la polizia nazionale loro, passi da loro e poi arrivi alla polizia di Hamas con degli altri visti, altri controlli, altro tutto. Minchia, che palle! L'ultimo anno si è rimasti in ballo 13 ore. No, ma pensa che se tu nasci per sbaglio a Gaza, cazzo,
c'hai Hamas che ti rompe il cazzo. Pensa tu che magari, cioè, sei in una teocrazia armata, ultranazionalistica, ultrareligiosa, e se riesci a scappare, se riesci a scappare, ci sono gli israeliani che ti odiano. Capito? Sì, sì. No, vabbè, che ti odiano, tra virgolette, signori di Twitch. Che poi dite che faccio disinformazione. Nessun israeliano odia nessuno, ovviamente. Certo. Sono proprio così di carattere, piacciono i mortaretti, ma non è che sono così di carattere. Beh, bisogna sempre stare attenti. Quindi sì, è molto complicato, molto complicato l'ingresso. Diciamo che noi per entrare comunque abbiamo il centro VIC all'interno della striscia di Gaza, che con Mary Calvelli, che è una signora che è all'interno della striscia di Gaza, che ringraziamo. Lei la sentite? Sì, adesso non è adesso all'interno della striscia di Gaza, fortunatamente, perché è l'unica volta che non era dentro quando è scoppiata la guerra. Tutte le altre guerre era dentro, perché comunque Mary vive da più tempo all'interno della striscia che non in Italia. Adesso, grazie a Dio, lei non era dentro e non l'hanno più fatta entrare, perché comunque non fanno entrare nessuno, quindi neanche lei l'hanno fatta entrare, ed è fuori. Però è grazie a tutto il suo lavoro, a tutto il lavoro che il centro VIC fa, che noi poi possiamo accedere a questi visti. Noi sosteniamo in primis il centro VIC, e la maggior parte delle attività che svolge il centro VIC le svolge anche con noi, è una combo. Certo. E quindi, insomma, così avviene l'ingresso. Sì. Certo. Va bene, senti, io l'ultima cosa che secondo me è anche la più importante, poi se ci sono domande dalla chat di Twitch o di TikTok, ecco, sì. Intanto allora faccio l'appello, sì. Se avete domande, ragazzi, di Twitch e di TikTok, soprattutto TikTok, che non vi leggono, fatemele e io gliele porgo, ok? Devo dire che la live su TikTok sta andando molto bene. La prima volta che facciamo una cosa del genere, un esperimento, e abbiamo anche più numeri di quelli che abbiamo su Twitch. Abbiamo una centinaia di persone su TikTok. Perché volevamo portare a parlare di questa cosa su TikTok, sul nostro canale che tratta musica rap, è molto borderline. Però esatto, è una roba che effettivamente è molto collegata al discorso rap e hip hop. Sì. Anzi, penso che sia forse una delle cose più hip hop di cui abbiamo trattato negli ultimi periodi. Normalmente trattiamo soltanto il rap a livello musicale e non io volevo impegno. Esatto. Io volevo dirvi l'ultima cosa, poi chiudiamo. Noi volevamo dare voce a voi, spazio a voi, farvi conoscere. Voi siete a Milano, ma siete anche in altre città, quindi avete detto Milano, Bologna per forza, poi Roma, al Forte Prenestina, al Centro Sociale La Strada, a Stria, diciamo a Bergamo, al CSA Paci Paciana, diciamo che a Padova, sì. Ah, anche a Padova, grandi. Sì, okay. Sì. Ci sono degli amici che suonano di Padova, che vengono da quelle situazioni e si sono in Italia. Oltretutto abbiamo fatto riuscire una reaction oggi, andate a vedere Ryan Intifaya, ragazzi fortissimi, andate a vedere. Li conoscete? Grandi, grandi. Sì, hanno fatto un concerto benefit piccolino al Paci Paciana per Gaza qualche mese fa. Fratellini veri. Io una volta ho suonato al Paci Paciani. Allora, quindi ragazzi, chiunque abbia voglia, ma veramente voglia, di mettersi in ballo, di fare del volontariato, non dico di andare a Gaza sotto le bombe e rischiare la vita, ma semplicemente hai dei vecchi skate da donare, hai qualcosa, potete mettervi in contatto sul profilo Instagram Gaza Freestyle Festival, ok, li trovate, fatevi tutte le domande che volete, volete donare un euro, volete donare il vostro vecchio skate, volete donare delle bombolette, delle vernici, materiale per fare teatro o qualsiasi cosa, insomma, ve lo diranno loro cosa serve e voi, o semplicemente fate girare questa live in modo da insomma sensibilizzare. Qua si sta cercando di aiutare dei ragazzi innocenti che sono vittime di un regime contro un altro cazzo di guerra, quindi questi non c'entrano niente, si pigliano le bombe, si pigliano le pallottole e i calci nel culo, quindi stiamo cercando di fare qualcosa di bello. Chiunque dica che questa cosa che stiamo facendo è sbagliata è un matto. Ho due domande. La prima è, mi chiedono come... Scusate, come consiglierebbero un ragazzo di informarsi sulla questione senza spenderci troppo tempo? Come ci si può informare su tutto quello che succede e anche sulle vostre attività senza spenderci troppo tempo? Io dico, intanto non su Wikipedia. No, aspetta, vabbè, fai parlare ragazzi. E la seconda cosa è...
commenti sui capelli. Evitiamoli. Non ti fanno entrare. Li ho fatti io i commenti sui capelli, li fate voi, siete degli stronzi, scusate. Abbiamo già i nostri problemi, per favore. E poi chiedi dove si può comprare una kefia palestinese originale, che io non so se adesso una roba del genere possa appunto supportare anche i ragazzi in loco. Beh, magari sì. Parto giusto dall'ultima. Prego. Noi non le vendiamo purtroppo, perché comunque ogni anno ognuno è andato, si è preso le sue 4-5 kefie per sé e non c'è mai venuto in mente di prendere, di fare proprio Mambassa lì. C'è un posto a Napoli che si occupa anche di spedirle, che si chiama Andala Ali, potete trovarlo anche su Instagram, è uno spazio organizzato da palestinesi e italiani insieme, per cui loro sicuramente potete contattarle per provare a capire se riescono a inviare anche nella vostra città e basta. Invece sul qual era l'altra domanda? I capelli. Una volta c'è la Sinigaglia, cazzo, era così facile. Bravo. Sinigaglia, due kefi. No, allora il discorso è la kefia la puoi trovare ovunque, la puoi comprare su Hemp, lo puoi comprare negli stock di abbigliamento militare dove l'ho comprata io ad esempio, perché è un abbigliamento che è usato da molti eserciti, anche da quello italiano, lo puoi trovare sulle bancarelle, insomma la kefia la si trova. Comprare una kefia per supportare una causa, perché sai che quei soldi vanno a, magari se scrivete in privato a Freestyle for Gaza, la bravissima Raja vi dà l'indirizzo dei suoi amici di Napoli che vi fanno anche lo sconto. La prima domanda qual era? Aspetta, era quello sì, di come potersi informare senza essere in maniera molto leggera, perché magari sai, ragazzi anche giovani non hanno l'attenzione che potrei avere io, che non ho neanche, capito? Certo. Beh, noi sui nostri canali ci impegniamo molto in questa cosa, cioè a parlare come mangiamo, per trasmettere informazioni non ad intellettuali di riferimento, ma appunto per cercare di arrivare il più possibile alle persone che magari veramente, ma senza cattiveria, hanno saputo della questione a Gaza e della questione palestinese dal 7 ottobre in poi, quindi da quello che è successo e senza sapere cosa è successo prima. Quindi noi su questo ci impegniamo e ci impegniamo anche a condividere pagine palestinesi e non solo, quindi anche di attivisti, non li definirei israeliani perché loro stessi non si definiscono israeliani, ma sono nati e cresciuti a Tel Aviv e protestano in questo momento contro il genocidio, quindi anche su quello noi abbiamo particolare attenzione, anche perché abbiamo avuto modo di conoscerli, a diffondere questo tipo di informazioni molto più sull'attualità. Mentre sulla storia della Palestina, noi a voce, diciamo andando nelle scuole, nelle università, quando ci invitano per raccontare queste cose, ci impegniamo anche lì nel racconto. Non mi viene in questo momento in mente un canale dove si possa sentire, dove si possa informarsi, diciamo, storicamente su quello che è successo in Palestina. Invece ci sono tantissimi libri, da Ilan Pappé a appunto 1900, un sacco di libri che però non so se era quello l'interesse maggiore per gli utenti che ci stavano contattando. No, volevano un canale Telegram molto smart, tipo una roba così. Essere, o anche semplicemente con delle appunto un canale, ripeto, visto che siamo su TikTok, un canale TikTok che postasse determinati tipi di contenuti. Però effettivamente se vi seguissero su Instagram potrebbe essere la svolta, tra virgolette, perché comunque o l'inizio di informazione. Esatto. Infatti, poi da noi recapitano altre pagine, insomma. Certo, infatti poi c'è tutto il link come al solito. Allora, dicono che verranno a seguirvi poi su YouTube e Instagram. Io sono a posto, ragazzi. Se voi volevate accennare a qualcos'altro, qualche altro tipo di evento, intervento che state e vorreste fare o che, prego. Ma io velocemente, poi magari su quello che abbiamo fatto anche Asta, che secondo me è interessante, se vuole dire due parole, però velocemente vorrei approfittarne per ringraziare Inoki, perché sicuramente se non ci fosse stato lui non so se ci saremmo poi incrociati anche noi con voi. Difficile. E anche veramente il cuore che ci ha messo per far uscire non solo la canzone ma anche il video, quando alla vostra live l'altra volta diceva non so per quanto tempo ancora ce la faccio, eravamo in un po' ad ascoltare la sua intervista, abbiamo empatizzato tantissimo con quelle sue parole, perché sicuramente
iniziare poi a avere a che fare con gli amici e amiche di Gaza, conoscere quello che è la tale ingiustizia che stanno subendo 2,3 milioni di persone, e poi la nostra vita che va avanti come se nulla succedesse da questa parte del mondo, sicuramente non è facile, anzi. Cavolo. A volte ti rende schizofrenico. Ecco. Qui tengo tantissimo a ringraziare Inocchi per esserci. Okay. Per esserci stato e per fatto che c'è ancora, insomma. ha fatto un grandissimo lavoro e soprattutto mi è stato raccontato che anche durante l'altra sera in un live di Sciocca è salito sul palco e ha fatto una sorta di mini comizio un po' decontestualizzato, però è stato molto figo perché ha fatto l'hip hop e quindi va bene, anche se si beve mezzo litro di vodka poi sale sul palco e straparla, è sempre giusto che se ne parli e che si sposti l'attenzione. Posso farvi una domanda velocissima? Quest'anno a Sanremo ci sono stati appunto due interventi, uno di Gali e uno di Io Dargen so che è attivo da veramente tanto tempo sul territorio. Gali è stata un po' una scoperta per me, perché non seguendolo così tanto non avevo idea. Come li avete trovati questi interventi? Soprattutto è stato positivo che se ne sia parlato anche lì, oppure secondo voi c'è stata una strumentalizzazione anche poi da parte delle televisioni? Vuoi dire tu la tua? La strumentalizzazione in questi casi, soprattutto attraverso degli eventi come Sanremo, c'è sempre. Poi apprezzi il fatto che uno, nonostante sappia che c'è la strumentalizzazione, ci tenga lo stesso a dire determinate cose perché si dicano. Oggi, per come la vedo io, parlare della striscia di Gaza, parlare della Palestina è importantissimo sotto qualsiasi termine che ci sia, nel senso... E se un posto per fare un po' di risonanza è il Sanremo Festival, fanculo, allora lo faccio. Gali già anche anni fa era stato ci aveva contattato, è uno che già altre volte si era speso per questa questione, addirittura durante un presidio nostro, durante uno dei bombardamenti di qualche anno fa, nel 2021, era addirittura venuto in Piazza Duomo e ci aveva rilanciato l'iniziativa. Aveva rilanciato l'iniziativa nostra, si era presentato al presidio, insomma, quindi lui era uno che... Vale. Quindi io in un certo senso mi aspettavo che facesse qualcosa e mi sarei molto arrabbiato se non l'avesse fatto. C'è gente che si è incazzata perché l'ha fatto. Sì. Chi sei tu per parlare di Gaza? No, ma perché io in realtà, seguendolo poco, non è uno dei miei rapper preferiti, non è uno dei miei rapper che seguo spesso. Mi ha stupito il fatto che abbia appunto aperto alla questione. Però tu adesso mi stai già confermando che già 4 anni fa si muoveva su questo fronte ed è una figata. E quindi faccio ammenda, Gali, se stai guardando, stronzo io. La mia sua. Sicuramente cioè, il fatto di presentarsi in piazza, far sapere anche che sei a una manifestazione di protesta per i bombardamenti, è molto importante. Anche come diceva Milo, è stato importante che ne parlasse in un festival che ha un'alta risonanza come è quello di Sanremo. Io personalmente mi ha fatto un po' specie che quelle paroline non si riuscissero a dire, cioè genocidio a Gaza. Basta guerra, basta morte. Tra l'altro lui non ha menzionato nessun paese, lui ha detto stop al genocidio, no, poteva essere qualsiasi, qualsiasi. Quello mi ha fatto specie il fatto che comunque una volta che l'hai detto, dai, comunque la gente sa che stai parlando di quello, quindi far intendere non far intendere è una cosa che secondo me poteva risparmiarsi. Io spero vivamente che sia Gali, visto che comunque è amato anche dalla nuova scena milanese, anche certo, da dire, di San Siro, ragazzi seconda generazione, no? Esatto, io spero che sia anche d'esempio per loro, perché invece da quella parte ho visto molto poco, purtroppo, e mi sorprende, perché comunque anch'io, essendo io seconda generazione, questi ragazzi sono già quarta, quinta generazione quasi, so quanto sentiamo vicina quella causa, anche se magari non siamo andati in Palestina, ma i nostri genitori ci crescono come mantra sulla Palestina, sulla causa palestinese, eccetera. Quindi il fatto che loro invece non stiano sfruttando la loro visibilità per questa causa, nel senso, basta una storia delle volte, una storia. Si stanno un po' mancando loro.
ed è un peccato, perché comunque noi loro sono, cioè, ci abbiamo parlato con alcuni, ci hanno molto interessato, è forte ed è bello che loro riescano ad esprimere cose che la politica non riesce a fare per quanto riguarda soprattutto i ragazzi, le ragazze emarginate. Su questo ha fatto veramente strano che non sfruttassero la loro visibilità per dire quantomeno basta genocidio a Gaza. Capisco perfettamente il vostro punto di vista. Poi c'è da vedere anche il fatto che sono in salita gente che magari non ha, ha un po' di paura nel muoversi in determinati tipi di, e c'è anche dietro gente che magari li consiglia in maniera differente da quello che vorrebbero fare. Purtroppo sono situazioni e dinamiche della discografia italiana un po' particolari queste. Un po', sì. Cioè devi fare l'impegnato per finta, ecco, diciamo la verità. Noi comunque ci accodiamo all'appello di Inoki, a tutta la scena rap italiana, se il rap parla e contestualizza quello che succede, allora parla di quello che succede. Esatto. Va bene ragazzi, noi nel nostro piccolo non andiamo alle manifestazioni perché schifiamo la gente, però facciamo queste live. No, ma ti dirò di più! Vorrei andare anche nei locali qua a Novara di gente che ha aperto i locali dove fanno suonare delle persone e non posso entrare perché sono fascista, perché vengo da anni che mi danno il fascio, quindi amici miei compagni, non posso partecipare alle manifestazioni perché mi cagate il cazzo, scusate. Uno, io schifo la gente, però noi con i nostri poveri mezzi social cerchiamo di prendere, ma neanche dire prendere posizione, però di parlare di quello che gli altri hanno paura a parlare, finché siamo indipendenti ragazzi. Poi quando ci daranno milioni di dollari quelli che foraggiano la guerra, raga, mi vedrete qua con la bandiera americana come Jovanotti ai tempi. Io non sono fascista, ho addirittura il discorso di Palmiro Togliatti fatto a Torino, non cacatemi il cazzo. Ma guarda che comunque, raga, se vi capita di passare da Milano, sappiate che siete benvenuti nelle nostre case, ai nostri eventi, iniziative, concerti, l'ultimo anche con Inoki, dovesse ricapitare che siete in zona, colpo di telefono, Rob, ma anche senza colpo di telefono. Cioè, la pasta asciutata antifascista viene fada. Sì, basta che l'ultima volta l'ho mangiata. L'ultima volta della pasta asciuttata non avevano da bere l'acqua. Quando gli ho chiesto l'acqua, mi date dell'acqua? Era Leoncavallo e mi ha dato il succo di frutta alla pesca. No, era l'XM24, scemo. Ah, all'XM mi ha mandato l'acqua e mi hanno sgridato perché ho detto quanto costa l'acqua? No, non si paga l'acqua. E allora mi sono sentito una merda. Quindi invece a Milano c'era troppo sale. L'acqua è bene comune. Io ho questa cosa. Sono tutti i miei fratelli, però cazzo, compagni, la pagherai tu l'acqua, vorrai 50 centesimi. A fascio. Volevo anche contribuire. Comune. Raga, grazie, scusate anche queste cazzate che raccontiamo ogni volta, ma fa sempre ridere. Vi vogliamo bene, ragazzi, qualsiasi cosa. Anzi, ricordatemi per favore i vostri social anche per i ragazzi di TikTok che mi stanno chiedendo. Faglielo ricordare a loro, per favore, che sono più bravi. Sì, Gaza Freestyle Festival su Instagram e su Facebook. Non abbiamo TikTok, giusto? Esatto. Non ce l'abbiamo. Abbiamo provato con lì l'uccellino, ma non ce l'abbiamo fatta. Twitter. Adesso ormai si chiama X. X, non ce l'abbiamo X, abbiamo Instagram e Facebook. Esatto. Per adesso. Dovete prendervi un social media manager, ragazzi. C'è ragione. Ciao raga, vi vogliamo bene, buona giornata, grazie a tutti quelli che hanno seguito, ci sentiamo, ciao belli miei, potete uscire, noi rimaniamo due parole e vi vogliamo bene, buona giornata. Ciao raga, ancora grazie. Ciao raga.